Un salutissimo agli amici di Mitico Snake, ragazzi, che bello fare un primo vero video nel mio salone di casa mia. Allora, beh, più o meno sapete come è strutturata casa perché vi ho portato un vlog a riguardo e ve lo lascio qui in alto a destra nelle schede, per me alla mia sinistra, ma a dire di questo, lo avete visto sicuramente quando stavo muovendo le mani, voglio parlarvi di loro, ovvero le OnePlus Buds che ho acquistato circa 2 settimane fa. E sono delle cuffie che mi hanno convinto veramente molto. E ve ne ho parlato di loro anche sul mio profilo Instagram, vi ho aggiornato per quanto riguarda la praticità, batteria, colore. Ma ragazzi, al di là di questo, noi ci vediamo subito dopo la sigla. Allora ragazzi, come ogni unboxing che si rispetti, all'interno della confezione troviamo non solo le OnePlus Buds, ma troviamo il cavetto di ricarica USB-C bianco-rosso come solo OnePlus ci è abituati a quei colori e troviamo dei manuali di istruzione in varie lingue. Ma mettiamo la confezione a parte e parliamo di questo cofanetto. Iniziamo proprio da lui. Questo cofanetto piccolo, pratico, leggero, sta nel palmo di una mano e devo dire che per quanto riguarda la trasportabilità, beh, su questo è promosso a pieni voti perché io lo trasporto, lo metto nella tasca dei miei jeans e non mi crea nessun tipo di fastidio. Quindi questo aspetto qua veramente molto molto promosso. Poi sulla parte posteriore del cofanetto abbiamo il solito logo Design by OnePlus che attira l'occhio, il pulsante che va ad alimentare il LED di strato, sulla parte inferiore troviamo il connettore USB-C che ne consente la ricarica e sulla parte frontale troviamo un LED di strato. Allora, arriviamo subito al punto, parliamo della durata della batteria di queste OnePlus Buds. Allora, da quando le acquistate, con la batteria devo dire che non ho avuto molti problemi, anzi, perché quando, devo dire che quando mi sono arrivate già cariche. E ragazzi, ci ho fatto per più di una settimana con queste OnePlus Buds per quanto riguarda la batteria. Utilizzo intenso come ascolto musicale, chiamate continue, messaggi vocali. Quindi, ragazzi, l'ho stressata veramente molto e sono riuscito a coprire più di una settimana di utilizzo molto molto intenso di queste OnePlus Buds. Beh, devo dire la durata della batteria è promossa a pieni voti. Per quanto riguarda la ricarica completa, impiega circa un'ora alla ricarica completa. Quindi, ragazzi, sotto l'aspetto batteria ricarica, lo ribadisco, promosse a pieni voti. Parlando delle cuffiette, le cuffiette voglio subito dirvi che all'interno delle cuffiette ci stanno dei sensori di prossimità. Sensori di prossimità che non appena le togliamo dalle orecchie, tutta la musica che stiamo ascoltando va in pausa. Mentre invece, se rimettiamo nuovamente una delle due cuffiette che abbiamo tolto nelle orecchie, la musica ricomincia di nuovo. Quindi devo dire che questo sensore di prossimità fa davvero molto bene il suo lavoro. Per quanto riguarda i tap, ovvero la possibilità di premere 2 volte quando stiamo ascoltando musica sulla cuffietta destra, manda avanti il prossimo brano, mentre invece doppio tap sulla cuffietta sinistra, manda indietro di un brano. Mentre invece, per quanto riguarda le chiamate, singolo tocco, riattacco una chiamata, nuovamente singolo tocco permette anche di ricevere una chiamata. Quindi devo dire che per quanto riguarda i tocchi, beh, le funzioni sono un po' limitate, ma questo ci può stare perché devo dire che anche quei tocchi sono davvero molto molto comodi quando si sta in una chiamata, quando si sta ascoltando musica. Quindi, insomma, ragazzi, avete capito bene cosa voglio dire di queste cuffie? Non tanto per le funzioni, ma anche poche, piccole, ma sono molto pratiche. Poi, per quanto riguarda il microfono di queste OnePlus Buds, io in chiamata
non ha avuto grandi problemi, perché le OnePlus Buds, grazie al loro microfono, riescono a far ascoltare la nostra voce senza alcun tipo di disturbo dall'altra parte dell'interlocutore, riesce ad ascoltarci veramente molto molto bene. Quindi sia per quanto riguarda la parte microfono, beh, anche qui promossa a pieni voti. L'audio, beh, qui non posso portarvi una prova audio perché non sono riuscito a farla, ma vi assicuro che l'audio di queste OnePlus Buds, sia per quanto riguarda l'ascolto musicale, video da YouTube, ma anche in chiamata, è veramente molto molto forte. Quindi microfono, audio, non sono un audiofilo esperto, ma riescono veramente ad offrire tanto. Allora, praticità, come dicevo all'inizio del video, beh, sono molto più pratiche delle mie OnePlus Buds che ho acquistato molto tempo fa. Le OnePlus Buds, beh, durante il mio lavoro, nel caso io dovessi abbassarmi per fare una certa azione, stavano lì penzolanti al collo, quindi dovevo riporle in maniera da non farle penzolare. Mentre invece le OnePlus Buds, come potete vedere, le posso tenere alle mie orecchie, posso muovermi come mi voglio e non ho il rischio che cadano dalle orecchie. Quindi posso fare anche dei movimenti bruschi, movimenti molto molto forti, restano ben stabili nelle orecchie. Quindi devo dire che sono, che anche se non sono delle cuffie in ear, devo dire che per quanto riguarda la stabilità riescono a stare molto molto bene. Vogliamo parlare di questa colorazione OnePlus Blue? Beh, sono, è una colorazione che io amo veramente molto, quindi non ci ho pensato due volte a comprarle, e a dire la verità ci stavano anche grigie e nere, però a me piaceva molto questa colorazione, la colorazione Nord Blue all'interno contrastato con il colore giallo, e che mi piace veramente molto. A me piacciono molto colori accesi, soprattutto quando si tratta di questi oggetti high tech. Per quanto riguarda la connessione con il nostro dispositivo, invece, con il nostro dispositivo sono molto pratiche. Nel momento in cui apriamo il cofanetto, il nostro dispositivo, nel mio caso il OnePlus 6, le rileva subito e siamo subito pronti a connetterle. Come potete vedere, proprio sul simbolo Bluetooth ci mostra addirittura la carica residua di ogni singola cuffietta. Chi più ne ha più ne metta, riusciamo a vedere anche la carica residua del cofanetto. All'interno delle impostazioni possiamo divertirci ad attivare o disattivare delle piccole funzioni. Sempre nelle impostazioni possiamo avere un piccolo tutorial per quanto riguarda il doppio tap e il sensore di prossimità. Quindi devo dire che sono delle cuffie che non credevo che potessero offrire davvero tanto, e durante il mio uso, beh, ho riscoperto queste cose. Sì, ok, adesso le sto utilizzando, ho messo a parte le mie OnePlus Buds e diciamo che le sto utilizzando per editare questi video al momento, ma ragazzi, credetemi, se riuscite ad acquistare le OnePlus Buds non riuscite a tornare indietro. Allora, io credo di avervi detto la mia, ragazzi, non so più cosa dire, credo di aver detto tutto. In altri casi, se volete qualche altra informazione, qua in basso nella descrizione vi lascio il link diretto al sito OnePlus, dove potete avere tutte le informazioni del caso e, perché no, magari acquistarle. Sul sito OnePlus le possiamo acquistare al prezzo di 89 euro, mentre invece se volete acquistarle da Amazon il prezzo sale leggermente, e qui parliamo anche di oltre 100 euro. Io, a dire il vero, le ho acquistate su Amazon, però non le ho pagate quella cifra perché sono riuscito a recuperare qualche piccolo sconticino, qualche piccolo buono regalo, e le ho pagate attorno ai 60 euro, si può dire. Eh sì, perché se non era per quei buoni regali io non l'avrei mai poi mai acquistate. Allora, beh, vi ho detto i prezzi, vi ho detto da dove potete acquistarle, trovate tutti i link di riferimento qua in basso nella descrizione. E adesso, miei cari ragazzi, voglio sapere la vostra su queste OnePlus Buds qua in basso nei commenti. Quindi
fatemi sapere se vi piacciono, se le avete acquistate, se le acquistereste, insomma ditemi la vostra qua in basso nei commenti. Se questo video vi fosse piaciuto lasciate tanti bei pollicioni in su e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, attivate la famosissima campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto vi raccomando condividete questi video perché aiutate molto il canale. E oltretutto già lo sapete, vi tengo sempre aggiornati sul mio profilo Instagram, ve lo ricorda l'animazione, ma trovate anche tutti i link qua in basso in descrizione a tutti i miei vari social. Ragazzi, veramente io credo di aver detto tutto, in altri casi se volete qualche altra informazione vi ripeto, qua in basso trovate il link di riferimento, andate a leggere tutte le informazioni che volete e noi ci vediamo sempre qui domenica prossima sempre alle 11, forse, non lo so, ma l'orario è sempre quello lì, qui con un nuovo video. Ciao!